stata l'edizione dei record. Agrilevante 2013 ha chiuso i battenti mettendo in evidenza un trend di forte crescita rispetto alla precedente edizione. Organizzata da Federunacoma e Fiera del Levante, in collaborazione con l'assessorato alle risorse agroalimentari della Regione Puglia, ha registrato numeri molto significativi, confermando il suo ruolo di primo piano nella promozione delle macchine, gli impianti e le tecnologie per l'agricoltura, non solo per il centro e sud Italia, ma anche per l'intero bacino del Mediterraneo, l'Europa balcanica e il Medio Oriente. Agrilevante è diventato in tre edizioni un evento da oltre 280 espositori, un evento da oltre 50.000 visitatori e soprattutto un incontro con tutti i mercati del Mediterraneo, dei Balcani, del Medio Oriente. Abbiamo avuto in un'area dove si svolgevano degli incontri business to business con gli operatori esteri, in questi quattro giorni oltre 1.350 incontri. Abbiamo avuto delegazioni dall'Africa sia mediterranea che subsahariana di oltre 20 paesi e abbiamo avuto un incremento dei visitatori stranieri di oltre il 70%. La grande partecipazione di agricoltori, contoterzisti e operatori economici del settore ha premiato la rassegna specializzata e gli stessi espositori che hanno presentato a Bari le proposte più interessanti ed innovative. Abbiamo scelto anche l'Agrilevante pensando alla Puglia come regione dove c'è un'installazione forte dei pannelli. Sviluppiamo tutto ciò che può aiutare l'agricoltore alla raccolta dell'oliva o del frutto pendente e soprattutto utilizziamo e ricerchiamo mescole per la realizzazione di questi prodotti sempre più innovative. Abbiamo presentato una macchina innovativa che è una cerchiatrice meccanica a gestione elettronica che ha un gruppo di visione infrarosso in grado di cerchiare il terreno evitando l'uso di erbicidi. Un'edizione dai grandi contenuti tecnici che, oltre ad una notevole connotazione internazionale, è stata caratterizzata da un interesse crescente da parte dei giovani per l'agricoltura e le attività agromeccaniche, a conferma della vitalità di un settore che può rispondere alle esigenze di tutti i paesi del Mediterraneo. Questo grande successo dimostra che questo è un settore importante, vitale, con tanto da esprimere e che può fare veramente da collettore e da trasformatore per un'energia dell'economia locale pugliese che è proiettata in tutto il Mediterraneo e che ha esigenze, problematiche e opportunità che sono comunque molto simili.